Il maggiore afflusso di persone, la voglia di estate, mare, divertimento e il traffico sulle strade. I rischi si moltiplicano, primo fra tutti quello di abbassare la guardia, sempre in agguato. Con l'avvio della stagione balneare sulla costa è alta l'attenzione delle forze dell'ordine e di tutti coloro che operano sul territorio, dai sindaci alle autorità sanitarie, per scongiurare i pericoli sulla pubblica incolumità. Il potenziamento dei controlli è stato il punto focale della riunione di coordinamento delle forze di polizia che si è tenuta ieri a Termoli, uno sforzo sinergico per aumentare la vigilanza in un periodo così delicato. In genere si assiste a un aumento dei crimini e degli incidenti stradali, sottolinea il Problemi di prefetto carattere di Campobasso sanitario, Cappetta. problemi di E poi ci carattere sono le norme ambientale. anti-Covid, perciò bisogna vigilare sulla loro osservanza. E così tutti sono pronti a fare la loro parte: pattugliamenti stradali, controlli a tappeto, presidi sulle spiagge. Anche la Capitaneria di Porto aumenterà le proprie unità navali per garantire sicurezza della navigazione, della balneazione. Più presidi alle isole Tremiti, oltre alla normale vedetta, e al porto, il passaggio obbligato per le isole particolarmente congestionato nei mesi estivi. Con una precisa ordinanza di sicurezza balneare, la Capitaneria di Porto tutela la sicurezza della balneazione, precise norme da rispettare per bagnanti, gestori e imbarcazioni, che vanno dalle dotazioni strumentali alla velocità di navigazione, dai divieti di balneazione alle acque sicure.